Decima edizione del premio Valentina Giovannini, secondo gruppo di finalisti. Ciao Portos. Ciao. Allora, io chiederei a te e a tutti di presentarvi con il vostro nome e il titolo della canzone. Ok, io mi chiamo Portos e il mio inedito è Fermo, si chiama Fermo. Perfetto, procediamo invece perché abbiamo qui la band, siete addirittura sei elementi, ciao. Sì, noi siamo i Thunders e portiamo L'amore è facile. Perfetto, benissimo. Ciao, io sono Giulia Olivari e canto ciecamente. Molto bene, cominciamo magari da te direttamente Giulia, parlando di Valentina Giovannini e parlando di quella che è la musica di Valentina Giovannini, come l'avete conosciuta, se l'avete conosciuta artisticamente in vita oppure solo successivamente? Io ho un ricordo molto vivido del Passo silenzioso della neve, quando uscì a Sanremo ricordo che la ascoltavo in loop, fu proprio una canzone che cercavo di cantare, sulla quale cercavo di imparare a cantare. E quindi insomma è uno dei primi ricordi di me nella cameretta che insomma affronto la musica e insomma il mio primo rapporto con la musica. Poi in realtà nel tempo non l'ho seguita e solo di recente ho scoperto il premio, quindi insomma è stato bello ritornare a quel ricordo e essere qui stasera. Perfetto, molto bene. Per quanto riguarda invece voi, mi rendo conto appunto che essendo una band può essere magari particolare il rapporto che potete avere con un artista, ma per esempio tu o voi ragazzi ne avete parlato all'interno del gruppo? Sì, allora, ammetto che comunque non conoscevamo Valentina o comunque la sua musica prima dell'iscrizione a questo concorso. Poi ovviamente ci siamo informati e abbiamo veramente apprezzato. Però magari anche per il fatto che l'età media è molto bassa, abbiamo tutti tra i 18 anni, quindi comunque non abbiamo potuto sentirla in vita ovviamente perché eravamo dei bambini. Però sì... La sentiamo comunque nostra e siamo orgogliosi di essere arrivati a questo punto. Molto bene, vediamo Portos invece. Allora, io Valentina non l'ho mai conosciuta, però penso che se siamo tutti qua è perché proprio perché la musica non ha tempo e riesce a unire anche nonostante, diciamo, delle incombenze della vita. E quindi oggi cercherò di parlare anche di un inedito che parla proprio di fermare il tempo e cercare di rivivere ciò che abbiamo già vissuto. Ma ci sono dei punti di contatto fra la vostra musica e quella di Valentina? Senz'altro. Penso proprio per il discorso che ho fatto prima, per il fatto del tempo. Sì, sì. Stessa domanda anche ai Thunder, se ci sono dei punti di contatto fra la vostra musica e quella di Valentina? Io penso la ricerca dal punto di vista proprio compositivo. Lei non usa mai, anche negli strumenti, non usa mai strumenti banali, musicalità banali, sono sempre cose molto ricercate. E noi cerchiamo anche di creare un suono particolare, quindi penso che sia anche in questo. Ok, procediamo. Sì, io faccio fatica a parlare di punti di contatto, ma sicuramente di intenti comuni. Nel senso che trovo in Valentina una grande orecchiabilità, quindi una grande facilità nell'ascoltare le melodie, però appunto una ricerca dell'originalità, della particolarità, quindi del non banale. Quindi si cerca di tendere a questo. Ecco. Beh, tu sei un artista che è una cantautrice, che tanto si esibisce solamente con la chitarra. Mi racconti un po' il tuo pezzo e il tuo percorso musicale? Sì, allora io in realtà ho iniziato il mio percorso come attrice e solo di recente mi sono lanciata nel cantautorato. Ho iniziato nel 2015, ho iniziato con il premio Bianca da Ponte e poi ho dedicato la mia formazione al cantautorato successivamente. Sono andata a Roma e ho frequentato l'Officina delle Arti Pasolini e adesso è un po' l'occasione per fare il punto dopo questi 2 anni di formazione a Roma. E la canzone Ciecamente l'ho scritta di recente ed è una canzone che ho scritto partendo da un'indagine sull'espressione amare ciecamente, che di solito si riferisce a un amore sconsiderato, non ragionato, no? Io invece per scriverla mi sono concentrata sull'espressione letterale, amare ciecamente, amare senza vedere, senza poter vedere l'oggetto del nostro amore. Adesso non voglio dilungarmi, poi magari stasera racconterò qualcosa di più della canzone. Per quanto riguarda voi invece ragazzi, beh, innanzitutto puoi anche presentarmi magari tutti i componenti della band. Certo, allora abbiamo alla tastiera Giulia Pagliai, poi abbiamo alle chitarre Alessio Barbini e Francesco Paolini, alla batteria Mirko Diolaiuti e al basso Mattia Dugheri. E della canzone, giusto? Ok, allora...
L'amore facile è un pezzo che è stato scritto da Giulio Terreni e Loris Di Leo, quindi noi lo proponiamo come interpreti. Diciamo che lo sentiamo nostro, anche perché ovviamente abbiamo messo del nostro anche dal punto di vista sempre musicale. Il testo è molto affine al nostro stile. Tutti i nostri testi comunque sono semplici, cercano di arrivare con semplicità alle persone, non è niente di ricercato. Infatti alla fine il titolo in sé, L'amore è facile, rappresenta proprio questo. È un inno all'amore senza pensieri, la spensieratezza. Bisogna prendere l'amore così com'è. Noi l'abbiamo presa in questa maniera. Vediamo ora Portos, vediamo te, appunto, di raccontarmi un po' del tuo percorso musicale e anche del tuo pezzo, che se il tuo pezzo qualcosa già hai detto. Allora, io ho cominciato circa un anno e mezzo un pochino a pensare di condividere le mie canzoni e anche la mia penna con gli ascoltatori, con anche altri musicisti, e tramite i concorsi, proprio per dare un messaggio. Io sono più focalizzato sul tempo, che è una cosa che mi affascina veramente tanto. Mi affascina perché secondo me a volte non pensiamo a fermarci durante la giornata, no? Invece se uno si ferma a quel momento in cui fa un po' il resoconto del passato, del presente, e quindi poi può andare nel futuro tranquillo. Ragazzi, grazie mille. Io vi chiedo di mettere magari il microfono in mezzo e salutare tutti insieme All Music Italia.